Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati ancora una volta sul mio canale. Oggi di cosa voglio parlarvi? Beh, voglio parlarvi di un aspetto importante per ogni ciclista. Mi sono accorto infatti che su YouTube, ma su internet in generale o anche in libreria, c'è un'intera raccolta di articoli e suggerimenti riguardante tutta l'attrezzatura che potrebbe prima o poi interessare un ciclista. Beh, mi sono accorto anche che su YouTube ci sono molti canali che parlano di attrezzatura ciclistica e ne parlano come se si avesse bisogno di tutto lo scibile tecnologico, meccanico, elettronico o di abbigliamento presente sul mercato. Devo dire la verità che anch'io sul mio canale ho una vasta playlist tutta dedicata agli accessori per ciclismo e non solo, ma mi sono anche reso conto che magari chi inizia per la prima volta ad andare in bicicletta non ha bisogno di una quantità enorme di oggetti, ha bisogno di passione, voglia di sudare e di una bicicletta e di una serie di piccoli ma fondamentali accessori che sono indispensabili. Non date retta al vostro collega, compagno di uscite che magari fa ciclismo da una vita o che fa triathlon ed ha un armadio come il mio pieno di ogni qualsivoglia attrezzatura. Infatti io ho un'anta del mio armadio gigantesco tutto dedicato al ciclismo, allo sport, ma in effetti è tutta roba che ho comprato e ho accumulato negli anni. Per chi fa ciclismo e magari inizia da poco, vi assicuro che potete pedalare in sicurezza anche spendendo poco e magari utilizzando soltanto lo stretto indispensabile. Quindi iniziamo! La cosa fondamentale da definire è il tipo di ciclista che sei. Se sei un ciclista che magari usa la bicicletta una volta a settimana o una volta ogni tanto nel tempo libero, beh, sicuramente la tua dotazione per iniziare è sicuramente più ridotta rispetto a chi invece usa la bicicletta almeno una volta al giorno. Ci sono infatti ciclisti che sono disposti a spendere molto in un paio di pantaloncini perché abbiano un fondello molto buono, traspirante. Ci sono invece dei ciclisti che hanno una pelle praticamente come quella di una lucertola e anche se vanno con un paio di jeans in bicicletta non sentono assolutissimamente niente. Quindi dobbiamo capire in quale di queste due categorie uno si vuole collocare. Se tra coloro che usano la bicicletta molto spesso, quindi hanno bisogno di un'attrezzatura abbastanza performante, oppure se sei uno di quei ciclisti che non senti minimamente la differenza tra un paio di shorts per andare a correre o un paio di pantaloncini molto ben imbottiti. Al di là del tipo di ciclista che uno è, la cosa fondamentale da indossare quando si va in bicicletta è il casco. La nostra cultura, fortunatamente, direi, ci ha insegnato che un buon casco di una buona marca e con un buon livello protettivo è sicuramente indispensabile per pedalare in sicurezza. Questo vale per chi si allena tutti i giorni, ma vale anche per tutti quei cicloamatori che vanno per le strade d'Europa magari a fare cicloviaggi o magari qualche grande manifestazione sportiva. Anche perché, diciamocelo, la passione del ciclismo prima o poi sfocia, e ve lo dice chi come me ha iniziato per diletto e poi si è ritrovato a fare delle gare. Questo che vuol dire? Vuol dire che chiunque inizia a fare bicicletta prima o poi sfocerà in qualche gara. Nelle gare il casco è obbligatorio, quindi iniziamo fin da subito a prendere confidenza con il casco, magari comprandolo buono e prendendo anche un casco di una buona marca che sia anche sintomo di un buon livello di sicurezza. Comunque vi metto tutto qua sotto in descrizione, così vi faccio una piccola lista, diciamo la lista degli indispensabili, così chi di voi magari decide di iniziare per la prima volta ad andare in bicicletta, qua sotto trova una serie di link e di una fascia di prezzo abbastanza contenuta e che potrebbe fare comunque al caso vostro. Un'altra cosa indispensabile è l'abbigliamento. Lo so, l'abbigliamento da ciclista è un abbigliamento molto aderente, molto attillato. I veri maschi si potrebbero sentire un pochino in imbarazzo, soprattutto se è la prima volta che uno li indossa. Però vi assicuro che quel tipo di indumento è concepito e pensato proprio per andare in bicicletta e per permettere al nostro corpo di evaporare, traspirare gran parte del sudore e magari evitare che nelle zone di frizione tra corpo e tessuto non si formi appunto delle abrasioni. Quindi lo so che è imbarazzante vestirsi in quel modo con tutte quelle tutine aderenti, ma soprattutto se deciderete di
pedalare per molte ore e per molti giorni alla settimana, un buon tessuto tecnico con un buon fondello sul pantaloncino vi salverà sicuramente le chiappe e eviterà anche magari spiacevoli inconvenienti. Quando si va in bicicletta, una cosa da tenere sempre sotto controllo è l'idratazione. Come si controlla l'idratazione? Beh, con l'esperienza, perché purtroppo la sete quando arriva arriva sempre all'improvviso e d'estate un calo di idratazione potrebbe essere molto pericoloso. Il consiglio che vi do: portate sempre con voi una bella borraccia, perché voi siete lì che pedalate sotto il sole magari della Toscana, state guardando i bellissimi paesaggi delle colline senesi, a un certo punto vi arriva di colpo la sete, non vi siete portati la borraccia perché siete ancora inesperti e lì sono, come dicono in Francia, sono cazzi. Quindi in questo caso una bella borraccia da mettere sulla canna della bicicletta o dietro la vostra maglietta è sicuramente l'ideale. Queste tre cose, casco, abbigliamento, maglietta e pantaloncino e borraccia, sono tre accessori fondamentali che chiunque inizia a fare bicicletta deve prendere in stretta considerazione. Una volta passata la fase del ciclista neofita e quando arriverete a usare la bicicletta sempre più spesso per fare sport e per tenervi in forma, sicuramente qualcuno vi parlerà dei famigerati pedali a sgancio rapido. Che cosa sono? Beh, sono dei pedali che vanno ad incastrarsi sulle tacchette dello scarpino e che sono molto utili e sicuri per lo sgancio appunto rapido della tacchetta del pedale dal pedale stesso, ma soprattutto servono anche per trovare la giusta posizione in bicicletta, il piede rimane fermo, si ha un centro di spinta ottimale, bla bla bla. Insomma, questi sono tutti discorsi da biomeccanico che ho già affrontato su uno dei miei tanti video relativi appunto alla biomeccanica sul mio canale. Se volete approfondirli, andateli a vedere. Questi pedali a sgancio rapido ce ne sono di tutti i prezzi, da quelli più economici, della serie diciamo entry level ad esempio della Look, fino a quelli più professionali in fibra di carbonio, leggerissimi, aerodinamici, che possono costare anche diverse centinaia di euro. Beh, che dire, quando inizierete a fare sport usando la bicicletta per molte ore alla settimana, questi pedali sono fondamentali perché vi eviteranno molti problemi alle articolazioni dei vostri piedi, ma soprattutto anche del ginocchio. Infatti il ginocchio, quando si pedala per molto tempo nel modo sbagliato, è sicuramente la prima articolazione che risente di tutta una serie di sintomi molto gravi e di cui ho già parlato sul mio canale e che vi invito appunto ad andare a vedere. Gli accessori di cui vi parlerò adesso invece riguardano tutta una serie di ciclisti che hanno raggiunto un livello di fanatismo della bicicletta altissimo. Questi ciclisti di solito escono anche nelle ore più buie della giornata, stando per molte ore fuori da casa. In questo caso di che cosa avrete bisogno? Beh, avrete bisogno di un kit di luci per segnalare la vostra posizione e di una serie di attrezzi necessari a far fronte a tutta una serie di piccoli inconvenienti che potrebbero impedirvi il rientro a casa. Quindi da una parte è sempre bene portare con sé delle luci anteriori e posteriori, la posteriore rossa, quella davanti invece bianca, e tutta una serie di attrezzi che serviranno per riparare eventuali forature, smagliature della catena e quant'altro. Insomma ragazzi, con questo piccolo video ho voluto elencare e spremere tutto il mare magnum di accessori che riguardano la bicicletta e sintetizzare il tutto in pochi semplici articoli che potrebbero comunque migliorarvi la vostra esperienza in bicicletta, sia dal punto di vista della qualità ma anche dal punto di vista della sicurezza. Trovate tutti questi articoli che ho selezionato per voi qua sotto in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!